Nella Roma il debutto di Maurizio Lanzaro, 17 anni, è lui e non Quadrini a sostituire Cafu. Materazzi lascia inizialmente in panchina Stroppa, è un Piacenza sulla carta più prudente del solito. La Roma perde subito Paolo Sergio, testa contro testa con Dell'Icardi, 8 punti di sutura, al suo posto Gaultieri. Il colpo di testa di Rastelli mette in movimento Inzaghi, esce Consel, la porta della Roma è vuota, ci prova allora Cristallini, ma senza precisione. Tutto questo al settimo minuto. Simone Inzaghi spalle alla porta, scivola, mette comunque in mezzo, Di Francesco rinvia corto, Cristallini tira, para Consel, poi Inzaghi finisce giù, vorrebbe il rigore, ma l'arbitro bolognino è di parere diverso. Ancora Cristallini, 14esimo, la conclusione sporca, Rastelli, Inzaghi, palo pieno, poi Buso, la grande occasione per il Piacenza, il destro di Buso sul fondo. Il lungo lancio di Statuto, Inzaghi più veloce di Aldair, il pallonetto, il centravanti non trova lo specchio della porta. 31esimo, si fa viva la Roma, Candelà in mezzo, Di Francesco gira, Fiori c'è. Un minuto dopo, Manighetti in profondità, Inzaghi libero di concludere, Consel con il corpo, ancora Inzaghi, Rastelli di testa, gol meritatissimo del vantaggio per il Piacenza, poi Rastelli toccato duro lascia il campo, al suo posto Piovani, proprio Piovani improvvisa questo duetto con Inzaghi, ancora un pallonetto del centravanti, bello ma senza fortuna. Ripresa. Subito una beffa per la Roma, sulla traiettoria del destro di Totti c'è Zago e l'occasione sfuma. Nel Piacenza Stroppa e Dionigi rilevano Buso e Inzaghi, proprio i nuovi entrati firmano al 27esimo questa opportunità, il cross di Stroppa, il colpo di testa di Dionigi. Nella Roma Aljenicev per Lanzaro e poi Bartelt per lo stesso Aljenicev. Infortunato Bartelt che fallisce così l'occasione del pareggio, l'assist era di Gaultieri. Più preciso il Piacenza. Dionigi, Statuto, ancora Dionigi, Consel lo mette giù, si prosegue, arriva Statuto ed è il gol del 2-0, il gol dell'ex Francesco Statuto, prodotto del vivaio giallorosso. Roma tramortita, Dionigi porta a spasso Zago, il rimpallo, ancora Dionigi, ci mette allora una pezza a Tommasi, il pallone finisce in calcio d'angolo. L'ultima azione nasce da Candelà, poi Gaultieri si fa respingere così il tiro da Fiori. Finisce con il Piacenza vittorioso per 2-0. Possiamo staccare un Piacenza a tutto cuore, la risposta che Materazzi voleva dopo le recenti sconfitte e adesso la salvezza per gli emiliani è molto più vicina. Una Roma imbarazzante, lenta, imprecisa, per lunghi tratti avulsa dalla partita. Zeman temeva qualcosa del genere, la realtà ha superato l'immaginazione. Giocatori forse con la testa e le gambe già alle vacanze. Attenzione però perché dietro l'angolo per la Roma potrebbe esserci la spiacevole sorpresa dell'Intertoto. È tutto lì.